rapina a un portavalori della Vigilanza Umbra è accaduto nella mattinata di oggi davanti alla Coop di Umbertide. Una banda, secondo le prime informazioni, avrebbe assaltato un furgone portavalori mentre si trovava davanti a un supermercato umbertidense nel tentativo di portare via l'incasso. Tre uomini, a volto coperto, da quanto appreso, hanno atteso l'arrivo del furgone portavalori. Due di loro hanno aggredito l'addetto che stava caricando il denaro. Poi sono scappati a bordo di una Fiat Panda di colore chiaro. Il vigilante, per difendersi dai ladri, ha sparato un colpo di pistola. Paura tra le persone che hanno sentito gli spari. Non risultano comunque persone ferite. Il bossolo è stato poi ritrovato nella vetrina di un negozio poco distante. Immediato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Città di Castello, al seguito del comandante capitano Giovanni Palermo, sulle tracce dei rapinatori. Per ricostruire l'accaduto, al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.